Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea toscana. Quest'oggi cominciamo parlando del piano regionale dei rifiuti, dibattito molto acceso all'interno dell'Aula di Palazzo del Pegaso. No a nuovi termovalorizzatori e nuove discariche in Toscana sia la costruzione di un'industria dei rifiuti che sappia stare sul mercato. E quanto affermato dall'assessore regionale all'ambiente Monia Monni durante una comunicazione nell'Aula del Consiglio regionale sulla strategia per il nuovo piano dell'economia circolare. Monni ha indicato pochi ma ambiziosi punti. La riduzione della produzione di rifiuti e il riuso. Il miglioramento quali quantitativo delle raccolte differenziate fino a raggiungere l'obiettivo dell'80-85% nel 2035. Più riciclo e recupero. Scegliamo di orientare la gestione dei rifiuti verso le opzioni più virtuose del trattamento per raggiungere il 65% di riciclo di materia al 2035. No a nuovi termovalorizzatori e no a nuove discariche. L'Aula intanto ha approvato la proposta di risoluzione del Partito Democratico collegata alla comunicazione dell'assessore, respingendo gli atti presentati dalle opposizioni. Questo piano vuole agevolare eh, l'obiettivo dell'economia circolare, vale a dire un'economia che si rigenera da sola. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale, da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuole prevedere. Ma anche recuperando abitudini vecchie, che erano quelle dei nostri avi, che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Questo piano sarà un piano che, dal punto di vista della dotazione impiantistica. Eh, vorrà eh, utilizzare anche nuove e moderne tecnologie per superare e la cosa doveva essere eh, anche già avvenuta più di quanto lo è oggi eh, l'utilizzo delle discariche. Per, eh, limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori, eh, per trovare invece le modalità per cercare di riciclare e di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei, dei rifiuti. Eh, ovviamente eh, ci sarà anche una modalità nuova. Eh, un approccio che rende questo piano assolutamente non dirigista eh, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di eh, smaltimento e di riutilizzo. Ovviamente questo non vuol assolutamente dire che c'è una cessione nei eh, confronti del cosiddetto mercato di quella che invece è una modalità e è una prerogativa che deve rimanere saldamente in mano alla regia pubblica. Intanto eh, siamo in ritardo di più di qualche anno. Scorsa legislatura abbiamo aspettato per cinque anni il piano rifiuti e non è arrivato. Siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra, tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti. Sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no, ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a... Eh, a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale e quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche che è il grande nodo della Toscana. Oltre il 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica. L'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%. Ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante e non lo diciamo noi, lo dice la comunità europea. E non sappiamo eh, tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Già, già oggi noi andiamo a portare tantissimi dei nostri eh, rifiuti urbani fuori dalla regione toscana per smaltirli, questo significa aumento di tariffa. Si dice no a nuovi termovalorizzatori, questo lo dice l'assessore, per poi essere contraddetto da una risoluzione del PD che invece dice sì, dove servono vanno vanno riportati e vanno eh, rimodernizzati quelli già esistenti. Ecco, io credo che ci sia una grande confusione interna al PD. Tra l'altro non si parla di governance, che è invece è una cosa molto importante perché secondo noi sarebbe il caso di rimettere al centro i comuni, gli amministratori e i cittadini, altrimenti rischiamo di arrivare a fare quello che la Giunta vuole, che è quello di accentrare tutto il potere su se stessa e lo sta cercando di fare anche tramite delle proposte di legge che sarebbero poi volte a esautorare il Consiglio delle proprie competenze. Noi abbiamo già detto che su questo non ci stiamo, la programmazione spetta il Consiglio da statuto e noi pretendiamo che la discussione sia ampia, partecipata il più possibile e che sia anche rivista rispetto alla comunicazione che è arrivata oggi perché pensiamo che troppi siano i dubbi e troppe poche le risposte che arriverebbero sui territori ai nostri cittadini. È l'ennesima battaglia nella guerra delle parole, si parla di transizione ecologica, il piano dei rifiuti cambia nome, si chiamerà piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei eh, richiamati nuovi impianti di quarta generazione, non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia? Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche. Ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica, cioè sostanzialmente mette eh, il proprio eh, sporco sottoterra, eh, determinando così un inquinamento ambientale che è purtroppo diffusissimo e soprattutto continuando a non avere un piano dei rifiuti, lascia le porte a infiltrazioni anche malavitose, così come è stato certificato dalla commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose già nel 2018. Manca una strategia di fondo e, soprattutto, non ci convince né il tentativo di escludere il Consiglio regionale da tutta la partita della pianificazione degli impianti né eh, si è capito come si intendano eh, coinvolgere gli enti locali che svolgono invece una funzione fondamentale nel rapporto con i cittadini. Infine, i nuovi impianti. Di quarta generazione si dice senza specificarne eh, la quantità e l'ubicazione, eh, i costi graveranno ancora sulla tariffa. Quindi la Tari con questo fantomatico piano sarà eh, destinata a aumentare nuovamente, mentre in realtà non si danno risposte nell'immediato per i cittadini e per le imprese. Ma più che il piano dei rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare, è un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore che sosteniamo, perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili. E poi serve il riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare. Colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Quindi vedo in questa comunicazione degli elementi positivi che tra la via sosterrà, monitorerà e soprattutto cercherà di... Farsi, rendersi protagonista per intercettare le risorse comunitarie, per fare in modo che poi questo che forse oggi visto come un libro dei sogni possa diventare realtà. La comunicazione è stata estremamente stringata e c'è da dire una cosa in positivo, che la maggior parte dei principi, delle linee guida che sono esposti riprendono pedissequamente quello che noi per cinque anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, il no agli inceneritori, alle discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa. E poi ci sono tutti i lati però negativi. Il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti, perché queste sono ancora soltanto delle linee guida il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di eh, tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione e soprattutto non c'è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni, quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e, soprattutto, non secondario, ad abbassare le tasse sui rifiuti a tutti i cittadini. Ed arriva in Consiglio regionale anche la legge sulla regolamentazione dei monopattini, un tema molto discusso nel corso degli ultimi mesi, in particolare sull'obbligatorietà del casco. In Toscana i monopattini potranno circolare sulle strade urbane dove è consentita la circolazione delle biciclette sulle strade extraurbane se c'è una pista ciclabile potranno essere guidati da tutti coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, senza alcun tipo di patente, ma i minorenni dovranno indossare il casco protettivo. Inoltre, regione, province e comuni potranno introdurre prescrizioni per la protezione del conducente, compreso l'obbligo del casco, e quanto prevede la legge presentata in commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale dalla Giunta Toscana. Il testo, nato su iniziativa del Presidente Eugenio Gianni e dell'Assessore ai trasporti Stefano Baccelli, prevede anche che, in presenza di particolari caratteristiche strutturali dei percorsi o dell'ambiente urbano, con un elevato rischio di collisioni o cadute accidentali, la Regione, le province nelle strade di pertinenza e i comuni nei centri abitati Provvedano a regolare la circolazione dei monopattini elettrici con specifiche prescrizioni per la protezione del conducente, compreso l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. Saranno le strutture di polizia locale che vigileranno sull'osservanza degli obblighi previsti dalla proposta di legge. Il testo tornerà all'esame della commissione appena saranno acquisiti i pareri della Conferenza per le autonomie locali e della Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e Infrastrutture. Chiudiamo parlando di sanità e di un polo d'eccellenza della nostra regione, la clinica di riabilitazione toscana di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo, polo di riferimento per tutto il territorio della zona dell'ASL Toscana Sud-Est. La clinica di riabilitazione Toscana di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, è il punto di riferimento di tutta l'area meridionale e regionale. In pochi anni dal 15 luglio 1999, data della sua costituzione formale, è diventata non solo parte integrante del sistema sanitario regionale, ma anche del sistema di ricerca nazionale nel settore. In Palazzo del Pegaso è stato fatto il punto sulle attività e sugli obiettivi della struttura sanitaria. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi eh, essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di eh, migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti e da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo. Ciò appunto in considerazione del fatto che fare ricerca migliora la qualità dell'assistenza che viene offerta al paziente perché costringe ad un confronto continuo anche con le altre strutture che a livello internazionale operano in ambito riabilitativo e con le quali abbiamo stabilito delle collaborazioni nei nostri protocolli di studio. È un punto di riferimento fondamentale perché nel centro di Terranova Bracciolini noi abbiamo. Un momento di ricerca, un momento di sperimentazione, un momento di presa in cura accurata, strettamente integrato nei percorsi delle persone e in una fase particolare di fragilità della vita. Vi sono tanti progetti insieme a loro, progetti sul campo. Questi due anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale soprattutto fatta sul campo. Il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo e questo è quello che viene fatto al centro da sempre con accuratezza, con attenzione non soltanto alla parte sperimentale e innovativa, ma soprattutto alla qualità della vita delle persone, perché non sempre l'innovazione tecnologica, l'innovazione professionale punta alla qualità. Questo è fondamentale. Lì si curano persone che hanno anche grandi miglioramenti, ma si curano persone che purtroppo per la loro situazione possono non avere enormi miglioramenti. In quel caso, ciò che conta e ciò che la sperimentazione porta avanti e l'innovazione porta avanti è la loro qualità di vita. E con questo è davvero tutto. La nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre seguire anche online tutti i principali aggiornamenti sui temi trattati dall'Assemblea regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento, ovviamente, su RTV 38. Arrivederci.